Non esiste in tutto il Mediterraneo un marina, ovvero un porto turistico d'élite, che sorge nel cuore di una città con 1 milione di abitanti. Sarà Napoli a poterlo vantare. 120 milioni di euro investiti in 4 anni e 6 mesi di lavoro per 850 posti barca. Il nuovo marina di Vigliena, nato dalla sinergia di un gruppo di costruttori dell'ACEN riuniti nella Porto Fiorito, sorgerà nella zona di San Giovanni a Teduccio, su parte dell'area ex Corradini. Il progetto si articola su 4 macro aree, il bacino portuale, l'area di accoglienza, servizi e la zona cantieri. La sommità della diga sarà adibita a passaggio pedonale, mentre lungo la banchina saranno realizzati i box auto. All'inaugurazione della seconda fase dei lavori hanno partecipato il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, il presidente dell'autorità portuale Luciano Dassatti, il vice sindaco Tommaso Sodano, il presidente della provincia Luigi Cesaro e il direttore del quotidiano Il Mattino Virman Cusenza. A sostenere il progetto il gruppo Unicredit e Naples, presieduto da Marilù Faraone Mennella, che ha programmato interventi urbani nei quartieri Ponticelli, Poggioreale e Barra. Un bel passo avanti verso un'opera importante che mette insieme il pubblico e il privato in maniera sana, che dimostra che in questa città c'è chi ci crede e ci vuole investire, che significa poter mettere insieme il sociale con l'economia di mercato, nel senso che questo insediamento prevede anche una serie di interventi a carattere sociale, di recupero anche per favorire l'integrazione dei circa 400.000 cittadini napoletani che vivono in quest'area, con un'iniziativa produttiva da un punto di vista economico. La zona portuale prevede il recupero degli edifici dell'ex opificio Corradini, che saranno trasformati in aree commerciali, e lungo la banchina sono previsti impianti e servizi di elevato standard, con punti di ristoro all'aperto, aree di sosta e un impianto di prelievo delle acque usate. Con la posa della prima pietra è stato dato il via anche al recupero urbano di un territorio fino ad oggi caratterizzato da un forte degrado ambientale. Presidente, dopo la bonifica ora l'inaugurazione, è un grande giorno. È una giornata che i miei soci e io abbiamo lungamente attesa. Sono passati 10 anni da quando l'iniziativa che è stata fortemente voluta dall'ACEN è nata. È un'opera che costa 120 milioni di euro, tutta finanziata con capitali privati, che quando sarà completata potrà dare occupazione a circa 500 unità, oltre a riqualificare una zona di Napoli che è particolarmente bisognosa di interventi. La struttura portuale si candida ad essere una porta del capoluogo campano sul mare e al servizio della collettività. L'iniziativa imprenditoriale di Marina di Vigliena è stata portata a termine senza alcun supporto di finanziamenti pubblici. Una bellissima collaborazione tra molte pubbliche amministrazioni, nessuno si è sottratto alle proprie decisioni, il tempo ci è voluto ma l'operazione era molto articolata. Questo è un sito di interesse nazionale dal punto di vista della bonifica, quindi ci sono state una serie di procedure preordinate, finalmente completate, adesso piccoli particolari da mettere a punto, ma il grosso del cantiere parte con un primo lotto che vale ben 50 milioni di euro di finanziamento assolutamente privato per 300 posti barca nei prossimi 24 mesi, yachting club, strutture di accoglienza, cantieristica, una zona direzionale commerciale e poi c'è tutto questo sito di archeologia industriale meraviglioso che è il vecchio opificio Corradini dei primi del Novecento.